Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. La rinomata conduttrice radio e TV, Enrica Bonaccorti, non è soltanto un'icona dello spettacolo italiano, ma una donna con un passato segnato da ombre dolorose. Dalle sue recenti dichiarazioni emerge un retroscena toccante e agghiacciante sulla sua infanzia. Durante una partecipazione a Storie Italiane, Enrica ha rivelato dettagli struggenti della sua vita. Ha raccontato di essere stata molestata sessualmente all'età di 8 anni. Tuttavia, le terribili esperienze non si fermarono lì. Dagli 8 ai 19 anni ne ho vissute molte e avrei molti altri episodi da raccontare, ha affermato con una sincerità disarmante. Questi episodi l'hanno segnata, ma non spezzata, affermando: non sono rimasta traumatizzata. Ma il dolore nelle sue parole è palpabile. L'aspetto più sconcertante delle sue rivelazioni è che coloro che l'abusarono erano vicini alla sua famiglia, individui i cui nomi non potevano mai essere fatti. Questo fa luce sull'orribile verità di quante vittime siano state molestate da individui di cui si fidavano. La Bonaccorti ha descritto come la paura può paralizzare una giovane vittima, congelando non solo le sue azioni ma anche la sua mente. Le rivelazioni di Enrica non sono isolate. Negli anni, molti VIP hanno condiviso storie simili di abuso, da Stefania Sandrelli a Claudia Cardinale. Questi racconti hanno svelato la dolorosa realtà che molte donne hanno sofferto in silenzio, in una cultura che troppo spesso ha dato per scontate certe atrocità. Tali testimonianze enfatizzano il cambiamento culturale in atto, che ora sta abbattendo muri di omertà che un tempo proteggevano i colpevoli e alienavano le vittime. La cultura maschilista, che troppo spesso ha incolpato le vittime di violenza, è ora sotto attacco. Il coraggio di Enrica nel condividere la sua storia sottolinea quanto sia cruciale continuare a parlare, educare e sensibilizzare le persone su questi temi. Ogni storia ha il potere di cambiare la narrativa e offrire speranza a chi ha subito violenze, ricordando loro che non sono sole. In conclusione, mentre Enrica Bonaccorti è celebrata per il suo impegno nel mondo dello spettacolo, oggi la salutiamo per la sua forza e resilienza, augurando a tutti coloro che hanno sofferto di trovare la loro voce e un cammino verso la guarigione. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.